E mi limito qui e concluderei dicendo in queste due cose. Una sul fatto che l'importanza di questo disegno di transizione, diciamo, va colta non solo in rapporto alla situazione italiana, ma più in generale, in rapporto alla crisi generale, appunto, da cui i gruppi politico-finanziari del capitalismo mondiale non sono in grado di uscire, guidati così come sono dal liberismo economico. E sono poi questi principi del liberismo economico che viene, la gravità della crisi scopre come fatto puramente ideologico. Quindi, e tuttavia, nonostante che se ne veda la pura strumentalità, nessuno riesce a, le forze di politiche di opposizione non colgono in questo l'occasione del rilancio della programmazione a livello italiano, europeo e mondiale. Sebbene questo diventi sempre più urgente, altrimenti, siccome il capitalismo è statalista, le operazioni di salvataggio nel consueto stile di aiuti di Stato al privato continueranno venendo giustificate invece che dall'esigenza di una programmazione democratica, dalla rilevanza strategica dell'impresa, come ci potrebbe, ora non mi sente, ma come ci potrebbe narrare Nini, come ci poteva narrare Catone, che se n'è appena andato, che insieme anche a Salvatore si sono occupati del libro. Quindi tutto questo dimostra che c'è un'assenza di coscienza storico-teorica nei residui comunisti, e questi residui comunisti sono inerti e addirittura sono arrivati a un cedimento completo nei confronti del populismo becero, proprio anche su gran parte delle questioni, in particolare anche quelle della Costituzione, nella quale si mascherano nascosti dentro le alleanze dei vari comitati, che sono tutti tra l'altro egemonizzati dagli intellettuali liberal-democratici che teorici del costituzionalismo, dove il costituzionalismo sarebbe quella formula per dire che c'è uno Stato liberale con in più magari una Corte Costituzionale, cioè la separazione dei poteri di una Corte Costituzionale che dà qualche schiaffo di qua e di là. Non sono, è il classico, la classica visione liberal democratica che portò uomini come Vittorio Emanuele Orlando a dire che l'Unione Sovietica non era uno Stato perché non c'aveva una Costituzione, perché la Costituzione non aveva i requisiti, cioè che era come dire il mondo di Baluba, qualcosa del genere. E quindi, ecco, ora se noi facessimo un'attenta riflessione sulla nostra Costituzione e sulla centralità del Parlamento, potremmo dire che intanto non c'è una vera separazione dei poteri, perché la separazione dei poteri era quella nella quale erano poteri sociali che divenivano istituzione e si articolavano. Questo da, diciamo, i parlamenti medievali e su. C'è semmai una separazione di funzioni con un Parlamento centrale, quindi tutti i discorsi liberal-democratici non sono schemi a cui si continua a guardare per distorcere la visione della nostra Costituzione e riportarla a modelli che non esistono più. Ora però questa rinuncia, questa inerzia degli ex comunisti, che però si continuano a chiamare ricomunisti e così via, incomincia a pormi alcune domande, alcune riflessioni, e mi domando se non siano stati solo i miglioristi del PC, la destra cosiddetta, ma se non abbiano inciso anche certi azzeri, certi accenni di Magri e di Ingrao, che accennarono appunto a riforme costituzionali
per avere la democrazia compiuta, cioè poi alla fin fine il solito modello del bipartitismo, dell'alternanza. Aprendo così una piccola incrinatura, quella che sembrava una piccola incrinatura, che poi però Occhetto ha cavalcato col referendum contro la proporzionale, avviando un processo che senza sostanziali interruzioni ha portato a un governo Renzi che si arroga il potere di cambiare la legge elettorale e la Costituzione a maggioranza attraverso un Parlamento eletto con norme incostituzionali e che quindi si atteggia proprio a un eversivo governo costituente di cui purtroppo improvvidamente Pietro Ingrao parlò nel 1987 come proprio necessità attraverso la quale passare per risolvere i problemi della democrazia in questo paese. Avevo poi, veramente finisco, ho promesso qualche cosa anche sull'organizzazione del partito, ma intanto sui partiti ci sono delle indicazioni molto precise in Costituzione, le quali pongono un divieto esplicito alla ricostituzione del disciolto partito fascista, e questo è già uno strumento che autorizza interventi repressivi nei confronti di organizzazioni che per il programma, da un lato, o per la mancanza di democrazia interna, si pongono in contrasto con la Costituzione. C'è anche la recente sentenza della Cassazione. Sì, di questi mesi fa. Ecco, sotto questi profili direi che per esempio Forza Italia sarebbe abbastanza da esaminare. Un'altra osservazione su questo punto è che queste norme costituzionali e l'insieme della Costituzione per il ruolo che affida ai partiti è, diciamo, è sufficiente a non rendere necessaria una legge sui partiti, perché c'è la volontà, intanto per cominciare, di imporre le primarie ai partiti, cioè nel tentativo di conseguire l'idea del bipolarismo, magari anche del presidenzialismo, si vogliono imporre le primarie ai partiti, che sono anche un modo di ucciderli, perché le primarie vuol dire che si vota ogni volta che ci sarà una tornata elettorale e poi tutti a casa. Quindi invece quello che serve è partire da che cos'è un partito in questa Costituzione. È un'espressione e rappresentazione, il partito è espressione e rappresentazione della pluralità sociale a livello generale delle istituzioni politiche, quindi, ed è un'associazione di diritto privato con rilevanza costituzionale che è composta dai propri iscritti e non dagli eletti o dai soli eletti, quindi deve avere una vita interna, permanente, non intermittente, come quella per esempio dei partiti statunitensi che invece tutti ci vogliono far scegliere. Ed un partito che voglia rappresentare i lavoratori e i ceti popolari deve essere di massa, così da poter affermare la propria autonomia dallo Stato e anche dal sindacato, che poi sarebbe il modello inglese, dove i partiti, in qualche modo, specialmente il Partito Laburista, si finanzia attraverso il sindacato. Deve essere autonomo dal sindacato, che opera nello stesso spazio sociale che un partito comunista dovrebbe voler occupare. Quindi ci deve essere una forma di autofinanziamento, deve essere essenziale, anche se questo non vieta di rivendicare il diritto di godere di sedi pubbliche e di accessi al servizio pubblico radio-televisivo. Ecco, un'ultima questione sul partito è quella della disciplina interna degli iscritti, rispetto alla quale, a mio parere, sarebbe erroneo ritenere che con una clausola statutaria compromissoria si possa escludere il ricorso, quando ci sia un conflitto interno, un ricorso al giudice. Perché dico questo? Perché questo porrebbe
lo statuto in una posizione di incostituzionalità, perché la Costituzione non può impone, cioè, che un diritto soggettivo pubblico come il diritto a fare politica non è disponibile, cioè io non ne posso dare una parte a qualcuno di questo mio diritto politico, è un diritto incondizionato e incondizionabile. Certo, io posso uscire da un partito se mi dicono te sei stato cattivo, ma se qualcuno mi dice te sei stato cattivo e sbaglia, io voglio poterlo portare di fronte al giudice e avere diritto in uno Stato democratico dove naturalmente la magistratura sia indipendente. Certo, se dovessimo vivere in uno Stato che ci costringe alla clandestinità, questo sarebbe impensabile. E io lo dicevo questo perché? Perché abbiamo vissuto con Angelo un'esperienza singolare sulla quale verrebbe da ridere se non fosse drammatica, di lui che fu, mi pare, espulso, intero circolo di cui lui faceva parte, che aveva democraticamente espresso di Rifondazione Comunista all'epoca di Consulta, ma non lo dico nulla perché di notte sarebbe uguale. Da me assistito, andammo al tribunale, si aprì una questione, lasciamo perdere come è finita, è irrilevante. Il successivo congresso del partito cambiò lo statuto e introdusse proprio questa norma, questa clausola statutaria che diceva te, cosiddetta compromissoria in termini giuridici, te non puoi ricorrere al giudice per la questione interne, te puoi solo stare dentro la giustizia interna, capito? Cioè, e finisce lì, che è come dire, cioè la Costituzione, oppure te ne vai, capito? Oppure te ne vai, e questo è il punto, e questo è grave, perché all'interno di un'associazione, ecco, se lo fai in una società per azioni puoi farlo, perché in un'associazione che nell'associazione non lo posso più fare, e quindi perché si arrende.